Invito a relazionare Pierluigi Impedovo, che ci parlerà appunto di bilancio e strumenti di rendicontazione e controllo del sistema sanitario regionale tra servizi pubblici e sanità privata. Ci parlerà delle risorse gestite dal nostro sistema sanitario, che ovviamente sono ingenti, e dell'articolazione organizzativa del nostro sistema sanitario, del ruolo che ha la sanità privata, anche qui numeri, e degli sistemi informativi e strumenti disponibili per programmazione e controllo. Vedremo che questi strumenti ci sono, esistono, ma non vengono utilizzati, anche perché diciamo non c'è nessuno che controlla, o comunque che ha la capacità, la possibilità e la volontà di controllare. Caricate. Ah, parli da lì? Se vuoi, non puoi parlare. Sì, se preferisci lì. Come vuoi tu. Se preferisci. Allora, mi fa piacere che io colgo questa occasione, perché si è parlato sempre di aziendalizzazione in una forma demonizzante, ma io non è che adesso voglio difendere il concetto di aziendalizzazione, voglio semplicemente far capire quanto a seguito della 502, la legge nazionale, sia stato fatto in termini di aziendalizzazione nell'ambito della gestione della sanità pubblica. Quindi evidenziare come molti elementi riferiti al concetto di aziende, molti elementi riferiti al concetto organizzativi, quindi di modalità di erogazione del servizio, siano essenzialmente legati alla modalità, semplicemente all'assenza di governance di un sistema, cioè il processo di erogazione e tutte le inefficienze che scaturiscono dal sistema generalmente sono motivate semplicemente dall'assenza di un controllo, di una pianificazione, di una programmazione e di elementi di governance a tutti gli effetti. Quindi la demonizzazione della governance, cioè si attribuisce alla governance generalmente una rilevanza solo economica, cosa che non è. Perché non è che apparentemente è così, cioè sembra quasi che la sanità si misuri soltanto in termini di economici. Quello è soltanto l'effetto a posteriori, l'effetto di inefficienze che sono legati sul processo. Allora, voglio cercare nel minor tempo possibile di darvi una rappresentazione di quello che è veramente la sanità, come effettivamente una specie di fotografia, affinché poi si possa fare un ragionamento su quale possa essere il miglior sistema per pensare un modello. Intanto facciamo una rappresentazione. Allora, la sanità è fatta da circa 930.000 ricoveri l'anno, la metà nel Lazio sto parlando, la metà sono 480.000 nel pubblico e 450 nel privato, ci sono 2 milioni di accesso al pronto soccorso, è una fotografia che si ripete puntualmente da una decina d'anni, la fotografia dell'accesso al pronto soccorso è rimasta assolutamente immutata, il pronto soccorso è il termometro della sanità. Della sanità, la cosa che ci fa vedere se funziona o se non funziona un sistema. 2 milioni di accesso, sono soltanto 300.000 i ricoveri appropriati una volta che uno entra nel pronto soccorso. Ci sta il 75%, quindi oltre 1,5 milioni di pazienti che entrano al pronto soccorso che potrebbero essere teoricamente e potenzialmente curati sul territorio. Quindi c'è un'inappropriatezza enorme. Ci sono 35.000 ricoveri per riabilitazione, qui c'è anche un'altra importante divisione, la CUZIE e il post-CUZIE. La riabilitazione è una fase importante che incide anche sulla CUZIE in termini di occupazione di posti letto. 35.000 ricoveri per riabilitazione sono al 90% in mano ai privati. Rappresento soltanto il 3% della casistica, ma è il 10% in termini di valore, quindi qui torniamo su un interesse potenziale da parte del privato, perché il 90% è soltanto gestito dai privati. 4 strutture nel Lazio, sia pubbliche sia private, gestiscono il 30% dei ricoveri, cioè ci sono Policlinico Gemelli, San Camillo, Bambin Gesù, San Giovanni, eccetera, Tor Vergata, siamo intorno al 40% dei ricoveri. 5 discipline rappresentano il 50% della casistica, cioè sono le specializzazioni presso cui si concentrano la maggior parte degli interventi, sono poche discipline. Prima di pensare a una qualsiasi modellizzazione
teorica, perché adesso siamo soltanto a parlare di teoria, prima facciamo la fotografia, però anche se noi dovessimo pensare a una riorganizzazione dobbiamo tener conto di due elementi imprescindibili. Uno sono le evidenze scientifiche, significa che determinate casistiche, la cura di determinate patologie non può non passare per l'osservazione assoluta di evidenze scientifiche, nel senso i volumi spesso producono assolutamente efficienza, al di sotto di un determinato volume diventa pericoloso curarsi presso strutture che hanno dei volumi bassi. L'altra cosa importante è che noi abbiamo a che fare comunque con delle risorse scarse, cioè non possiamo considerare la sanità come qualcosa che può essere fronteggiata con delle risorse illimitate. E noi cercheremo di dimostrare come queste risorse in effetti sono utilizzate malissimo. Noi abbiamo dei margini enormi, ma veramente enormi, utilizzando gli strumenti attualmente che ci consentono di agire, sia normativi sia in termini proprio operativi. Noi potremmo avere la possibilità, con esempi tangibili che farò in seguito, di recuperare parecchi milioni e milioni di euro, per non dire miliardi. L'efficienza, cioè se noi vogliamo raggiungere l'efficienza, un concetto di efficienza è strettamente correlato sull'efficacia, cioè un qualcuno che è efficiente, cioè che sa utilizzare al meglio le risorse per erogare una prestazione, immediatamente scatta anche il fattore efficacia. Nel senso, se ricovero in poco tempo, sono efficiente a ricoverare nel miglior tempo possibile, gestisco l'emergenza nella miglior maniera possibile, io riduco anche la mortalità. Se io evito la riospedalizzazione per determinate patologie, io ho anche un effetto sulla riduzione della mortalità. Quindi l'organizzazione, in termini pratici, un buon modello organizzativo porta assolutamente al miglioramento dello stato di salute della popolazione. Quindi noi dobbiamo agire essenzialmente su un concetto di governance legato a un modello organizzativo, cioè dobbiamo pensare a un modello organizzativo, nel momento in cui lo rendiamo più fluido ed efficiente possibile, miglioriamo in automatico lo stato di salute della popolazione. L'altra cosa da sapere è che l'ultimo anno di vita il paziente costa più di tutta la spesa che il paziente sostiene in tutta la sua esistenza. Noi siamo una popolazione che sta invecchiando a ritmi elevatissimi, soprattutto in questi ultimi anni, e dobbiamo pensare a una sanità sempre più costosa proprio per questo. Poi un altro numero, noi siamo finanziati per 10,3 miliardi, abbiamo già accennato la spesa complessiva del Fondo Sanitario Nazionale, 113, la nostra quota è pari a 10,3 miliardi, nel 2007 era 8,9 miliardi. Le parole che tutti sentiamo, spending review, governance, obiettivi, integrazione sociosanitaria, territorio, ospedale, blocco turnover, ce l'abbiamo tutti nella testa, ma poi alla fine non sappiamo, non l'abbiamo analizzati bene. I problemi li sappiamo tutti, accesso ai ricoveri, liste d'attesa, presa in carico del paziente, abbandono delle cure, disorientamento, non ci si sa a chi rivolgere, spese e dipendenza farmaceutica che aumenta sempre più, tassazione aggiuntiva di cui forse non ci accorgiamo, ma noi siamo quelli più tassati in Lazio rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, e gli obiettivi vantati quando andiamo a sentire le Zingaretti nei suoi interventi generalmente correlati a inaugurazioni, viene vantata una minore ospedalizzazione, il raggiungimento dei LEA, lo stato di salute migliorato, il governo della spesa, l'abbattimento del deficit, piano di rientro e le case della salute. Queste sono le cose che abbiamo sentito finora da Zingaretti. Allora, innanzitutto partiamo dal contesto ambientale. Ci sono sempre più bisogni orientati a un aspetto socio-assistenziale. Anche i fattori economici incidono sulla mutazione, sull'esigenza di salute, perché le persone sono arrivati quasi al punto per cui la lista d'attesa, che per esempio diventa un qualcosa che induce il cittadino a volersi rivolgere al privato al fine di ottenere una prestazione, quando non può si rivolge al pronto soccorso, quindi anche la parte economica incide su tutto un sistema.
In ogni caso, chi parla di una sanità, se noi dovessimo mettere le mani su una sanità, non possiamo pensare che il sistema sia semplice, cioè non si schioccano le dita e si può pensare che noi risolveremo qualcosa perché siamo onesti. Non è così, è un qualcosa di estremamente complesso e chi trascura questa cosa è un folle. Cioè bisogna pensare che un'organizzazione è di una complessità assurda. I fabbisogni, la targetizzazione, cioè i bisogni possono essere pure rappresentativi per 4-5 fasce, che poi in seguito vedremo, ma ogni fascia di questa ha una complessità in sé per cui la gestione di un sistema è veramente, veramente complessa. Questo, allora, come sono redatti oggi gli atti aziendali? Allora, noi abbiamo dei bisogni trasversali, ma abbiamo degli atti aziendali che sono strutturati in modo funzionale, cioè sono dei elefantiaci, delle strutture cristallizzate e fatte, essendo gerarchizzate e quindi con modello funzionale, sono difficilissime da far mutare. C'è un orientamento alla produzione, ma non c'è, quindi all'erogazione del servizio, ma non c'è un orientamento alla considerazione di un fabbisogno che passa trasversalmente proprio per varie funzioni che vengono presidiate attualmente dagli atti aziendali. Se noi vediamo un'altra cosa, che l'accorpamento delle ASL è un'altra cosa allucinante, cioè nel senso che non c'è nessuna cosa scientifica che dica che arrivare alla unificazione di ASL, che vanno oltre 1,5 milioni, oltre 350.000 persone, superare se uno vuole controllare una popolazione di 1,5 milioni, non abbiamo nessun vantaggio in termini di omogeneizzazione. L'operazione che è stata fatta, tra l'altro, adesso un piccolo inciso, quella dell'unificazione della Roma 1 e della Roma 2, praticamente loro non hanno dimostrato assolutamente sotto nessuna analisi differenziale se c'è un vantaggio, perché loro spacciano per economico, ma non l'hanno assolutamente potuto dimostrare, non hanno presentato un'analisi differenziale a un business, cosiddetto business plan, per far vedere quali sono i potenziali risparmi. Loro hanno, non c'è neanche l'omogeneizzazione del servizio, perché non c'erano neanche prima. All'interno della Roma E c'erano tutta una serie di distretti che ragionava in modo assolutamente scollegato l'uno dall'altro, con modalità di erogazione del servizio differenziate e orari ancora diversi. Figuriamoci adesso che hanno accorpato in un elefante. Questo elefante cosa servirà? Semplicemente per lanciare nuovi appalti di sistemi informativi e via dicendo, che consentiranno, anziché il risparmio, un'aggiunta di costi. Questo non è stato mai chiesto, non gli è stata mai presentata un'istanza per cui loro avrebbero dovuto dimostrare. Cioè, sarebbe da chiedere, diteci quanto costavate prima e fateci vedere quanto costate adesso. Allora, in pratica la governance è qualcosa che dovremmo presidiare, nel senso vedere quali sono le effettive possibilità che la governance ci offre per l'ottimizzazione del servizio. Allora, le due cose che volevo far vedere, prima che ho accennato, evidenza scientifica e risorse non illimitate. L'evidenza scientifica la scorro velocemente. Qui c'è l'infarto al miocardico acuto, che fa vedere che oltre la soglia di 100 interventi l'anno si riduce la mortalità intorno al 10%, che è la statistica, rimane costante all'aumentare dei volumi. Significa che sotto un ospedale che ha meno di 100 interventi l'anno la possibilità di morire diventa il 40%. La stessa cosa avviene per le malattie oncologiche. Come si vede qui l'incidenza, qui sono presi due esempi, il cancro al colon, dove fa vedere che superiore ai 100 il tasso di mortalità si abbatte al 5%, sotto i 100 interventi diventa oltre il 15%. La stessa cosa del pancreas, sotto i 40-50 interventi l'anno può arrivare a crescere fino al 30%. Anche interventi più semplici, come la colicistectomia, fa vedere che l'efficienza aumenta assolutamente con il volume. La frattura al femore, che poi produce mortalità e quindi è correlata all'invecchiamento della popolazione, fa vedere che ospedali oltre i 100 interventi hanno un'incidenza di mortalità sotto il 10% e può arrivare al 30% se ce l'hanno. Allora, questo è un ragionamento che ci collega un po' all'ottica, il sindaco, che ruolo ha il sindaco nella gestione della sanità? Il sindaco, in pratica, in genere siamo abituati al sindaco che va a parlare col direttore
con l'ASL, eccetera, e dice: no, io voglio che tu mi mantieni il mio ospedale generalista nel mio paese, che mi devi lasciare la cardiologia, mi devi rilasciare l'oncologia e via dicendo. Però cosa succede? Che quando io voglio vedere, ad esempio, se l'ENA a Palestrina si va a curare a Palestrina, cioè mantiene tutta una struttura di patologie importanti, ma sotto un livello di un volume decisamente basso, dove il rischio si vede che scientificamente tende a calare. Quindi dobbiamo ripensare anche l'ospedale generalista. Il territorio adesso deve esprimere altre esigenze, che non sono quelli di ottenere una cura su tutto nel proprio ospedale, ma deve ripensare completamente anche la sanità in funzione di quelli che sono effettivamente i fabbisogni e in funzione delle esigenze, delle evidenze scientifiche. La stessa cosa, ho voluto fare proprio l'esempio andando a prendere i numeri per vedere se è vero che poi l'infarto miocardico acuto produce una mortalità oltre un certo livello. Qui ho preso perfettamente i dati del Prevale e ho visto che qui sono elencati il San Camillo, San Filippo Neri, cioè i volumi maggiori sono 500-600 infarti l'anno, e come vedete la linea blu sono il livello di mortalità. Effettivamente è vero, c'è una linea tendenziale che dimostra che ad alti volumi di cura dell'infarto miocardico corrisponde perfettamente un livello di mortalità decisamente più basso. E qui ospedale per ospedale, come potete vedere, anche se naturalmente la linea non è regolare, ma c'è una tendenza che dimostra effettivamente che la mortalità decresce con il volume. Quindi questo è... Scusami, sono una... sempre perché abbiamo iniziato in ritardo e perché anche alcuni argomenti saranno oggetto della relazione di Riccardo Sonnino. Ok. Cerchiamo di arrivare alle proposte e al cuore del tuo intervento, che è più legato, no, a programmazione, controllo e strumenti non utilizzati a livello regionale. È una cortesia, perché certo, anche per cercare di stare nei tempi, se no non riusciamo a fare il dibattito alla fine. Va bene. Allora, partendo da sempre dal fabbisogno, abbiamo visto l'invecchiamento della fascia di popolazione. Il 51% dei ricoveri sono dedicati agli oltre 65 anni. La cronicità, il 60% della spesa farmaceutica territoriali è identico, riguarda prevalentemente questa fascia d'età. Stiamo invecchiando sempre di più, ci sono famiglie che l'11% delle famiglie hanno una persona con limitazioni funzionali, ma soltanto il 20% di queste hanno un'effettiva assistenza domiciliare, l'altro 70% è completamente scoperto. Quali sono finora le criticità? Liste d'attesa, ospedalizzazione inappropriata e occupazione posti letto, si ricorre al pronto soccorso con relativo sovraffollamento, inappropriatezze non sono evidenti, ma ci sono inappropriatezze sia nella prescrizione della farmaceutica sia nella ripetizione delle prestazioni specialistiche, cioè c'è qualcosa che si ripete e potrebbe non essere ripetuto. Il territorio essenzialmente è quello che ha delle carenze più pesanti, perché non ha le figure professionali e non ha, malgrado nominalmente le abbia, non prende in carico il paziente e non lo monitora in tutto il suo percorso assistenziale. Poi ci sta il governo della spesa, fatto da appalti e gestione diretta dell'erogazione. E non c'è questa integrità, per il motivo che integrità e continuità assistenziale del post-acuzie con il territorio, perché il rapporto tra ospedale e territorio è frammentato sono strutturate in modo organizzativamente tale che non è possibile assicurare una continuità. Ognuno ha le sue procedure non standardizzate. L'assenza del contesto, altro problema, assenza del contesto sociale, povertà e abbandono delle cure. Non evidente che è lo stato di salute, che praticamente non sempre è monitorato, che dovrebbe essere il punto di partenza, lo stato di salute, la verifica di come sia messa la sanità, ma non è monitorato, non è assegnato come obiettivo a nessuno. Ognuna di queste criticità si potrebbe risolvere con azioni di governance. Allora, una di queste, facciamo un esempio, le liste d'attesa. Le liste d'attesa è un problema irrisolto dopo 3 decreti. Cos'è che determina la lista d'attesa? Probabilmente uno pensa, forse c'è una ridondanza della domanda. In realtà la lista d'attesa è governata, sono delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che sono generalmente gestite sia dai medici ospedalieri, ma prevalentemente sono dagli specialisti
su mai medici, su maisti a convenzione. Come funziona la lista d'attesa? Perché io quando telefono a Recup generalmente ho un mese, abbiamo fatto proprio la prova con il consigliere Corrello, un anno per ottenere una prestazione di ecocardiodoppler, e praticamente il giorno dopo la ottieni in intramenia allargata, il giorno dopo abbiamo fatto proprio il filmatino. Perché avviene questo? Semplicemente perché si pensa che ci sia qualcosa che non va, forse più nell'intramenia si pensa, ma in realtà quello che non va è nella gestione delle prestazioni istituzionali. Noi abbiamo presentato una proposta di legge dove abbiamo fatto test a campione, dove abbiamo verificato che i medici specialisti ambulatoriali erano 0,24 su un campione, Roma 6, 0,24 prestazioni orarie. Voglio capire, se tu eri con 0,24 prestazioni orarie, nello stesso tempo c'è una fila di un anno per ottenere la stessa prestazione, e poi nello stesso tempo, il giorno dopo, per ottenerla in via intramenia allargata, ci sta qualcosa che non va nelle prestazioni istituzionali. Significa che tu istituzionalmente non eroghi prestazione per quanto potenzialmente ne potresti erogare. Quindi la prima cosa che si dovrebbe fare è essenzialmente il monitoraggio delle prestazioni istituzionali. Questo per dire, è un elemento di governance. L'altro elemento di governance, qui ho fatto l'esempio degli ospedali, qui praticamente Zingaretti parla di sono diminuiti gli accessi al pronto soccorso, dove? Qui vediamo subito la fotografia del 2012 quando ha preso Zingaretti e vediamo quello nel 2015, è una fotografia perfettamente identica dove ci sono praticamente circa 300.000 accessi con 1,5 milioni di persone che potrebbero essere curate sul territorio. Abbiamo detto prima qual è, ma se si rivolge, questo è lo specchio della sanità. Se il territorio evitasse o prendesse in carico il paziente in tutti i sensi, questo forse, oppure creasse delle strutture, ci sono queste case della salute, le facesse utilizzare nella maniera responsabilizzante verso il processo di cura di qualcuno. Il problema è che non è responsabilizzato nessuno, ma le case della salute le continua a creare con finanziamenti pure che vanno generalmente ai medici di medicina generale, ma che rimangono sempre lì a girarsi i polli. Anche questo aspetto lo vediamo dopo. Vabbè. Ti do 5 minuti per rimanere nei tempi, se no non riusciamo. Ce la fai? 5 minuti. Non abbiamo alternativa, cioè, se no non parla. Vabbè, Riccardo. Io lascio perdere il posto acuzie, lascio perdere la riabilitazione, il percorso, perché i percorsi di assistenza alla fine. GSA. Lascio perdere. Ne parla Riccardo, perché, nel senso che perché la riospedalizzazione comporta. Perché la riospedalizzazione comporta comunque, qui ci sono i dati da BPCO, praticamente si vede che se io non seguo il percorso, guardate questo dato, che solo questo, fatemelo dire, 33% dei pazienti malati di BPCO, quindi la malattia cronica, segue il percorso di cura, aderenza alla terapia farmacologica. Cosa comporta? Che questi si riospedalizzano. Perché soltanto il 33% segue la terapia farmacologica? Se poi si vanno tutti a riacutizzare, riospedalizzare e si aggiunge pure la mortalità. Questo tanto per dire l'occupazione del posto letto, da come il territorio può incidere sulla riospedalizzazione del posto letto. Qui lascio perdere le acuzie, dove faccio vedere, qui ci sarebbe un solo indicatore da farvi vedere, Policlinico Gemelli e Policlinico Umberto I. Vi faccio vedere la chirurgia generale del Policlinico Gemelli e del Policlinico Umberto I. Guardate qui, incidenza posti letto, significa che il Policlinico Umberto I ha l'11% dei posti letto, mentre il Gemelli l'8,8, però il Policlinico fa soltanto il 6,1% dei casi, mentre il Policlinico Gemelli il 6,8, in termini di valore di RG praticamente quasi il doppio. La giornata di degenza del Policlinico Gemelli sono 4,76, il Policlinico è il doppio. Io, per dirvi, piccoli elementi di governance si basano pure sulla osservazione di determinati indicatori. C'è probabilmente qualcosa che non va e che non funziona, perché questi sono indicatori, primi indicatori di efficienza, che potrebbero essere naturalmente approfonditi in una fase successiva. Come dovremmo ragionare? Quello che dicevo prima, le quattro fasce che dovremmo prendere in considerazione sono i cronici e i ricorrenti, i non autosufficienti, i pazienti con malattie rare, i terminali e i sani occasionali. Ognuno di queste fasce
ha dei bisogni assolutamente diversi. Qui c'è un modello organizzativo attuale che vi ho fatto vedere prima, per funzioni con orientamento alla prestazione, mentre il bisogno sono tre scatoloni, uno non presidiato, gli altri due presidiati da poltrone, quindi c'è il macroambiente discreto, macroambiente ospedale e c'è l'ambiente sociale, completamente una terra di nessuno. I bisogni, come vedete, sono trasversali, mentre l'orientamento dei mastodontici sistemi organizzativi attuali sono orientati alla prestazione. Una volta che viene erogata la prestazione, il paziente passa nella scatola successiva, ma non si sa come ci passa e non è seguita. Ci sono naturalmente tutta una serie di si parla da sempre di soluzioni possibili, che su strutture intermedie, intraospedaliere, programmi di visione assistita o protetta e varie strutture adibite, ma queste praticamente sono tutte parole e niente di. Altre ipotesi, ci sono delle ipotesi di successo, come sono state verificate in Toscana e Emilia Romagna, il chronic care model potrebbe essere uno di quei modelli di presa in carico del paziente, ma che richiede delle cose specifiche. Allora, adesso focalizzandoci su quello che è la parte più economica, forse è quello che vi interessa di più. Allora, la normativa principale è la 502. Tra la 502 vengono monitorati soltanto i livelli di finanziamento del sistema sanitario nazionale e i livelli essenziali di assistenza. Queste sono le responsabilizzazioni della cosiddetta aziendalizzazione. Però poi c'è stata anche una ripartizione per costi standard della quota capitale, cioè si prendevano delle regioni virtuose come esempio, ma questa pure non è partita proprio per niente, c'era l'Umbria, una delle regioni che avrebbe dovuto essere il nostro riferimento perché offriva dei servizi più di efficienza a minor costo, ma non è stata assolutamente presa in considerazione. Le aziende sono obbligate a presentare il modello LA, che non so se qualcuno lo sa, ma sono l'attribuzione dei costi per livello d'assistenza, è una specie di cercare di far capire che per processo noi spendiamo questa cifra, ma le aziende non hanno la contabilità analitica, figuriamoci se riescono a presentare il modello LA. Noi abbiamo dei modelli LA assolutamente inattendibili e le aziende sono assolutamente incapaci di presentarli. Abbiamo lo scenario piuttosto inquietante, cioè visto che stiamo invecchiando, la spesa aumenta, abbiamo solo due ipotesi: o la fuga dal pubblico per insostenibilità della spesa, e qui ci stanno inducendo ad andare verso questa direzione, oppure ci dobbiamo riappropriare delle risorse pubbliche per preservare la tutela estesa a tutti, e per riappropriarci dobbiamo utilizzare semplicemente gli strumenti che attualmente già abbiamo, che sono strumenti di governance, sono quelli che i primi 100 giorni ci consentirebbero di presidiare la sanità. La prevenzione ha un ruolo, ma in questo caso la prevenzione deve essere più rivolta proprio a questi fattori qui. Come dovremmo agire? Innanzitutto ci sono leggi già esistenti che prevedono l'accreditamento. Quando parliamo di accreditamento si pensa soltanto all'accreditamento del privato, che non viene assolutamente considerato, cioè sono dei requisiti organizzativi rigidi su cui non viene esercitato nessun controllo. Ma ci sta quando si parla di accreditamento, non è che si deve parlare soltanto di accreditamento privato, perché bisogna parlare anche dell'accreditamento pubblico, perché le strutture pubbliche non dovrebbero essere accreditate nello stesso modo in termini di efficienza e requisiti organizzativi e strutturali come le private. Attualmente noi abbiamo un pubblico che non rispetta minimamente l'accreditamento. Si parla di visione panottica, dice qui abbiamo una visione centralizzata, noi teniamo tutto sotto controllo in maniera gerarchica, ma in realtà la visione panottica, dentro panottica si intende accentrata, non esiste affatto, cioè esiste un organismo che dovrebbe avercela, ma i flussi, come abbiamo visto, LA e via dicendo, che provengono da aziende, oltre siccome c'è un sistema di informatizzazione così frammentato, l'assenza della contabilità analitica, si verifica che praticamente a livello centrale si vede soltanto quel che si vuole vedere, ma assolutamente la nave non la si riesce a governare, cioè non si ha la visione effettiva di dove ci sono tutti gli sprechi. Allora, cosa occorre? Sicuramente la standardizzazione informatica dei data center standardizzati, riappropriazione del monitoraggio strategico che è fatto che ha determinati attualmente obiettivi e indicatori, ma in realtà nessuno di questi viene osservato.
uniformazione della codificazione. Noi dentro le aziende abbiamo dei codici, non identifichiamo il paziente con codici univoci, non ci sono le codifiche dei beni sanitari univoche, praticamente a livello centrale non si sa quali sono i consumi dei presidi perché ognuno lo codifica in modo diverso. E la stessa cosa avviene per i centri di costo a livello centrale, già a livello aziendale non avviene il centro, l'attribuzione dei costi per centro di, per, cioè non esiste proprio il concetto di centro di costo. Il centro di costo potrebbe essere una walk dove viene attribuita un livello di produzione a cui viene attribuito un relativo utilizzo delle risorse per erogare quella prestazione. Quindi puntualmente io posso vedere un'efficienza, ma figuriamoci se questo non esiste a livello aziendale, immaginiamoci a livello centrale se esiste una cosa del genere. Ci sono degli indicatori precisi di monitoraggio che dovrebbero essere, sono di vari tipi, ci sono monitoraggi. Ad esempio la Sant'Anna di Pisa, noi perché non abbiamo mai preso in considerazione nella valutazione dei direttori generali gli indicatori proposti dalla Sant'Anna di Pisa? All'inizio la Regione Lazio si era affiancata alla Sant'Anna di Pisa affinché creasse dei cruscotti parametrici dove si potevano valutare tutte le aziende tra di loro in vari tipi di indicatori, sia di efficienza sia di appropriatezza di spesa. È un universo gigantesco di monitoraggio, però cioè, tra l'altro sono cose interessanti, però rischiamo proprio di non far parlare gli altri, per cui allora, allora, ci sono dei pizzini che girano, però vi faccio vedere l'ultima cosa che può due essere... minuti, proprio due minuti Allora vi faccio vedere due cose che sono interessanti, ultime due. Ultime due, allora praticamente la GSA, noi abbiamo un sistema, come noi quando parliamo di servizio sanitario regionale, cosa pensiamo? Che finanziamo ospedali, IRCS, ARES 118 e ci fermiamo qui. In realtà noi finanziamo un ente, se mi fate vedere... No, che ho visto la sua parola, speriamo più. No, questo, no, statemi a sentire su questa cosa da GSA. Ecco questa, sì. La GSA, questa è me. La GSA è praticamente uno, fa parte e diventa un ente come qualsiasi altro, solo che riceve un finanziamento sempre di cifre sproporzionate rispetto alla cosa che effettivamente fa, cioè supera il miliardo di euro di, su quei 10,3 miliardi, 1,3 miliardi, dipende da anno in anno, varia, viene finanziata la GSA. Ma che farà questa GSA? Diventa peggio di una ASL che dovrebbe. In realtà la GSA serve solo per programmare, ma nella verità. Programma in base a che? Allora, qui ci sono i risultati a preconsuntivo, a fine anno tutte le aziende presentano il loro bilancio. Cosa avviene? Che il bilancio è per 1,7 miliardi in rosso, cioè praticamente soltanto le ASL hanno un 1,1 miliardo di bilancio, di buco di bilancio, gli altri 600 milioni le fanno le aziende ospedaliere. La GSA... cioè, di fatto questa GSA, il bilancio della GSA, come mi dicevi, serve a ripianare i deficit delle altre ASL invece di fare di compiere la propria funzione. Cioè degli accantonamenti tali di controllo, che servono essenzialmente, esattamente, non programma e non fa quello che dovrebbe. Quindi fare un escamotage, ma ripiana i debiti bilancio della GSA. Compensa i buchi di bilancio prima con dei fondi accantonati soltanto per le ASL e in seguito nel bilancio consolidato rientra tutto nel calderone, quella ha un utile stratosferico e va a coprire pure i buchi parziali delle aziende ospedaliere. Praticamente quando Zingaretti vi parla stiamo uscendo dal deficit, ce l'abbiamo fatta, io qui basta vedere semplicemente come funziona, la linea in basso è il deficit, diminuisce, ma c'è la linea in alto che fa vedere come è aumentato il finanziamento al servizio sanitario regionale, cioè con le nostre tasse aggiuntive, praticamente significa che noi compensiamo molto di più di quanto non venga abbattuto il deficit, significa che in pratica non è che c'è stato un miglioramento dell'efficienza o del contenimento della spesa, ma stiamo compensando le perdite essenzialmente con quello che noi stiamo pagando. E in più, l'ultima cosa che vi faccio vedere, che quando si parla di spending review,
Cioè tutti dicono sì, il piano di rientro è quello che ci ha diminuito l'erogazione dei servizi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, è vero, sono diminuite le degenze, abbiamo sotto gli occhi di tutti che è diminuita l'ospedalizzazione, ma non perché è appropriata, semplicemente perché hanno eliminato i posti letto, ma se noi, qui ci sono i bilanci dal 2006 al 2015, vi faccio vedere la cosiddetta spending review che è entrata in vigore nel 2007, quale effetto effettivo ha prodotto, quindi quando uno vi dice hanno tagliato la spesa sanitaria, io vi faccio vedere che passano dal 2006, nella parte in alto ci sono beni e servizi non sanitari, soltanto beni sanitari e non sanitari, passano da 962 milioni a 1.752 nel 2015. Questo sarebbe il contenimento della spending review, eh? Passano, poi ci sta la parte sotto, servizi sanitari e non sanitari, passano da 7 milioni e 3 a 8 milioni, da 7 miliardi e 3 a 8 miliardi e 7, quindi il 20% di più durante il periodo di spending review, sempre quando ha diminuito le agenzie. L'ultima voce, i farmaci sono cresciuti, mettiamo innovativi, noi qui c'è la responsabilità AIFA, come ci hanno sicuramente responsabilità per le singole unità operative che non hanno assolutamente utilizzato con appropriatezza le risorse. Si passa da 1,9 miliardi del 2006 a 2,7 miliardi del 2016. Quindi quando si parla, quando qualcuno dice i tagli alla sanità hanno prodotto il taglio delle... Qui non c'è stato nessun taglio, c'è stata essenzialmente la logica della tutela di particolari gruppi di interesse. Un esempio, l'ultimo esempio che vi volevo far vedere, facendo semplicemente considerando quattro voci di costo che sono lavanderia, mensa, presidi e dispositivi medici, facendo la comparazione chi è che fa il miglior utilizzo tra tutte le aziende pubbliche, chi è che fa il miglior utilizzo di queste quattro voci di costo, soltanto quattro in tutto quel bilancio che abbiamo visto fino adesso, prendo a standard chi è che ha fatto il miglior utilizzo, in questo caso era una parte era il San Giovanni e un'altra parte era forse il San Camillo, però facendo il cosiddetto benchmarking, cioè dico quello che ha utilizzato meglio questa risorsa, viene fuori dalla simulazione che si possono risparmiare in un anno 295 milioni di euro soltanto facendo una parametrazione del miglior livello standard utilizzato tra di loro. La comparazione tra di loro praticamente li metterebbe nella condizione di doversi tutti equiparare al miglior utilizzo delle risorse, e questo senza utilizzare i prezzi di riferimento dell'ANAC. Senta, io purtroppo non intervengo io perché... È vero che qui ci sono anche dei medici, c'è Sonnino che è un rianimatore, però non vorrei che Simone ora avesse un infarto e vorremmo sentire l'intervento di posto Sonnino.